Il 2 giugno del 1946 la guerra era finita da poco più di un anno, l'Italia era ridotta a un cumulo di macerie, ma gli italiani sono riusciti a rialzarsi. Oggi un racconto attraverso brani per ripercorrere la storia della Repubblica Italiana e i personaggi simbolo come Falcone Borsellino o Rita Levi Montalcini. Una cerimonia sobria con il coinvolgimento dei personaggi dello spettacolo e degli studenti per il 75esimo anniversario della ricorrenza del 2 giugno, organizzata qui nel cortile dell'Istituto Comprensivo, è iniziata con la deposizione della corona d'alloro e l'alzabandiera davanti al monumento ai caduti di Cassibile, frazione di Siracusa, dove fu firmato l'armistizio. La Repubblica Italiana sicuramente è molto provata da una inedita pandemia, ma ci sono milioni di talenti in questo paese, dobbiamo metterli in rete, dobbiamo valorizzarli e sicuramente usciremo ancora più forti. Il filo conduttore della manifestazione e gli articoli della Costituzione italiana. Facciamo parte di una comunità sempre più grande che l'Italia, che l'Europa, ed è per questo che mi è venuta l'idea di raccontare la Costituzione come se fosse un regolamento condominiale e in base a questo regolamento, che è il più bello del mondo, noi dobbiamo organizzarci e organizzare le nostre vite rispettandoci l'uno con l'altro. Non solo brani, ma sul palco anche la musica di Mario Incudine. La musica può servire a raccontare un periodo d'Italia, un periodo storico, ma soprattutto a farci sentire parte di un'unica nazione.